Volete essere gli artefici della vostra fortuna? Per voi il gioco è allegria, condicente di essere anche un pochettino sopra le righe. E vi piace vincere somme importanti. Beh, allora per voi ogni sogno è possibile al tavolo dei crepes. Uno dei giochi più divertenti, rapidi e chiassosi di tutto il mondo. E Saint-Vincent è uno dei pochissimi posti in Europa e l'unico in Italia dove possiate giocare a dadi e inseguire i vostri sogni. Iniziamo scoprendo chi fa che cosa al tavolo. Il boxman, che siede dietro la parte centrale del tavolo ed è l'ispettore che tiene costantemente sotto controllo il gioco. I due impiegati pagatori, che pagano ai giocatori le puntate vincenti. Prego, madame. Four or four. Lo stickman, che controlla l'azione dei dadi e il ritmo di gioco ed è colui che, utilizzando lo stick con maestria 12, ed eleganza, 25, passa i dadi al giocatore. Lo shooter, il giocatore che lancia i dadi. Esistono ancora altri pochi termini tecnici che bisogna conoscere prima di diventare dei veri campioni di crepes. Round è la serie di lanci in cui si sviluppa una partita. Come out, il tiro con cui inizia ogni round. Adesso il più è veramente fatto e possiamo iniziare a giocare, a divertirci e a vincere. E vai! Puntate dei gettoni sulla pass line, che è anche il nome della puntata per cui state scommettendo ed è la puntata base dei crepes. E lanciate i dadi. Questo lancio può farvi vincere subito, perdere subito oppure semplicemente stabilire il punteggio che dovrete ripetere con un altro lancio di dadi per vincere. In pratica, dopo aver stabilito il punto, dovrete lanciare i dadi cercando di far uscire di nuovo questo numero prima che faccia la sua comparsa, il 7. Un segnapunti o marker verrà posizionato in corrispondenza del numero determinato con il come out. Voi vincerete ogni volta che ripeterete il punto e verrete pagati alla pari, cioè per ogni gettone scommesso ne riceverete un altro di pari valore. L'uscita del 7 interrompe il round e i dadi passano al giocatore successivo. Prego signori, la mano passa al nuovo lanciatore. Prego madame, new shooter, new dice, coming out. Questa è la giocata base, ma esistono moltissime altre combinazioni su cui potete puntare. Per esempio il don't pass line, che è l'opposto del pass line. Le hard ways. Le combinazioni di numeri. La classica puntata al Saint-Vincent e così via, per un'offerta di possibilità veramente sorprendente che i dealers vi aiuteranno a scoprire e a puntare. Linea da 25, grazie. Linea per 25, certo. Ogni combinazione può essere altrettanto fortunata, affascinante o divertente. Starà a voi decidere quali siano le vostre preferite e investire su di loro. E adesso una curiosità. Nel gergo dei grandi giocatori di crepes, lanciare i dadi si dice rolling the bone, che letteralmente significa rotolare le ossa. Questo perché anticamente i dadi venivano costruiti utilizzando le nocche. Quindi, rolling the bone a tutti! E tranquilli, perché al casinò della Vallée di Saint-Vincent i dadi sono di plastica.